tingersi di blu quest'anno è stato anche il Teatro Petrarca. Sul palco aretino, all'interno delle iniziative per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, è infatti salito Stanley Jordan, musicista jazz di fama internazionale da sempre impegnato a favore delle persone affette da disabilità mentale. Lui si è prestato a fare cose assolutamente straordinarie, ricordiamoci che è uno dei jazzisti più acclamati del mondo e si interessa di questi temi. Lui è molto empatico, dice: io devo restituire questo mio grande talento, devo poter aiutare, a me non mi costa quasi niente, l'ha detto, però lui può fare tantissimo. Quindi è questo fatto che se tutti facciamo il nostro pezzettino è veramente un minimo sforzo per tutti, di comprensione, intanto di consapevolezza, come dice il tema della giornata mondiale. Quindi noi abbiamo provato anche questa strada comunque, e siamo contenti perché comunque lui ci ha dato una grande energia. Arezzo è stata al centro di una lunga serie di eventi spalmati in 5 giorni organizzati dall'associazione Autismo Arezzo per sensibilizzare su questa tematica. Sarà una settimana faticosa, ricca di soddisfazioni. Abbiamo cercato come associazione di portare i nostri temi, i nostri problemi al più vasto pubblico possibile, affrontando un po' tutti i modi di spettacolo, di contatto con la gente. È un tentativo di fare un percorso un po' diverso per la nostra associazione, è un impegno significativo che però devo dire sta dando risultati importanti, perché comunque il pubblico reagisce, incontriamo tante persone e cerchiamo di rompere insomma l'alone di mistero che c'è attorno a questa patologia, che invece è giusto che tutti conoscano, che tutti sappiano che non c'è da aver paura, anzi c'è da lavorare tutti con un unico obiettivo: rendere la vita delle persone chi hanno più difficoltà, renderla più semplice. Thank you so much. Bravo, Rossella.